Signore e signori, buongiorno, benvenuti in questo fantastico talk in cui parleremo dell'SDR. Cos'è l'SDR? L'acronimo è Software Defined Radio. In sostanza è una radio fatta via software. Come concetto non nasce in questi anni, nasce molti anni fa. Il problema è che molti anni fa c'era un problema che i computer non erano così veloci da fare elaborazioni così, cosa che è divenuta possibile al giorno d'oggi. Quindi l'SDR sostanzialmente è l'implementazione di tutto quello che è una radio o una parte di essa sul software. Vedete che appena ho detto che Vectan è arrivato subito lui. Niente, niente, niente. No, ho iniziato giusto. Allora, cos'è che viene ridefinito? Può essere definito una parte, alcune radio moderne che acquistiamo adesso hanno una parte sola che viene fatta via software, che è la parte finale. Quindi, nella parte finale della radio viene campionato il segnale audio e viene, tra virgolette, fatte delle operazioni in DSP e quindi filtrato il segnale. L'altra, attenzione, che quello che stiamo vedendo oggi varrà nel futuro anche per i cellulari, per cui è possibile ridefinire il funzionamento del cellulare modificando il software e non più cambiando il cellulare. Quindi quello che vediamo adesso sono cose, tra virgolette, sperimentali per quanto riguarda i radioamatori, anche se in realtà esiste già progetti finiti, quindi esiste qualcosa di finito, quindi stiamo già usando questa tecnologia, la parte militare la sta già usando per alcune cose e molto probabilmente in futuro sarà che i cellulari saranno fatti via software e non via hardware. Ci sarà comunque il display, però la modifica dei protocolli, se gli gira le scatole, vi aggiornate il cellulare, vi aggiorneranno il cellulare, automaticamente sarà implementata una nuova funzione, un nuovo algoritmo, un nuovo protocollo. Adesso vediamo che vantaggi porta, oltre a quello che ho appena detto, l'SDR. È flessibile. Come dicevo prima, aggiornando il software cambia il funzionamento della radio. Sulle radio vecchie io devo andare a modificare, a saldare, a modificare il condensatore per modificare un qualcosa. Qui viene fatto esclusivamente via software, quindi tra virgolette a costi zero, a parte il programmatore poveretto. Inoltre vi salvate le dita perché non avete e non essendo esperti in saldatura non vi bruciate le dita. Ed economico, nel senso che a parte l'impegno iniziale per scrivere il software, poi la singola modifica, la singola è molto semplice da fare, nel senso che il software ha un grosso costo di implementazione, ma poi il costo copia è praticamente zero. Specie se per esempio è un progetto open source. Questo è un progetto che nasce open source, per cui sia l'hardware sia il software è liberamente scaricabile e modificabile. Le prestazioni. Prestazioni possono, non sono paragonabili a quelle dell'hardware perché il software ha qualcosa di bello, che mentre un componente passivo o attivo, comunque un transistor, un diodo, una resistenza, se ne comprate 10, non sono tutte 10 dello stesso valore, ma una certa tolleranza, a una certa temperatura hanno un valore, a un'altra temperatura un altro valore, introducono rumore, tutta una serie di problematiche che il software, tra virgolette, non ha. Per cui se dico di fare, tra virgolette, una resistenza a 10 ohm, è una resistenza a 10 ohm su tutti i computer di questo mondo. Quello dicevo prima, la ripetibilità, per cui non ci sono problemi di tolleranza, invecchiamento, componente non invecchia, per cui c'è uno che ha portato una radio da 20 anni che era ferma. Di solito potrebbe esserci problemi con i condensatori che il tempo perdono. Fortunatamente ha funzionato al primo colpo, tranne l'interruttore di accensione che rimane sempre accesa la radio, però a parte quello il resto funzionava. Come dicevo prima, avendo l'aggiornamento
via software, quindi aggiornando il software si aggiorna la radio, la radio diventa meno obsoleta nel tempo, quindi ha una durata maggiore come, come radio, quindi anche un valore, un maggiore valore. Vediamo le varie architetture di SDR. Tecnicamente l'idea è quella di avere una ricezione, una conversione da analogico digitale, un'elaborazione del segnale che noi riceviamo e andiamo ad ascoltare quello che a noi interessa, quindi elaborando con la trasformata di Fourier tutte le funzioni che servono la parte radio. Cos'è che andiamo a vedere? Ci sono varie possibilità. Questo per esempio è uno dei più usati per molte radio commerciali, per cui ho un front-end alla ricezione dell'antenna, ho una prima conversione, ho il filtro, i vari filtri che vanno di moda per l'ICOM, per cui tutti i vari roofing filter eventuali, costosissimi, che in realtà non hanno quel valore. Dopodiché ho un valore da analogico di digitale, la conversione viene fatta a una frequenza molto bassa e automaticamente l'elaborazione viene fatta qua, quindi la parte software è fatta solo nella parte finale della radio. L'inizio e la parte intermedia, quello che è la frequenza intermedia, rimane analogica. La seconda parte, non so se conoscete la parte, il KX3 è fatto così, c'ha una prima conversione diretta e l'IF è fatta direttamente, viene fatta subito una conversione analogico digitale. L'IF da qui l'azione, per cui la radio è tra virgolette analogico solo nella prima conversione. Qual è la problematica? La problematica sta proprio nella parte del convertitore analogico digitale, che è la parte tra virgolette più costosa, perché maggiore la frequenza che io, per avere un campionamento tra virgolette usabile, devo avere almeno il doppio del campionamento. Quindi se voglio ricevere fino a 30 mega dovrei campionare almeno a 60 mega, quindi devo avere un convertitore analogico digitale che funziona a 60 mega. Di avere convertitore analogico digitale, per esempio questo ha una velocità di 125 mega o 122, non mi ricordo se 122 o 125, tu ricordi? No, a 125 mega circa. E anzi ne ha due addirittura, perché ha due ingressi con due ricevitori contemporanei, e quindi riesce a campionare dal punto di vista fino a 60 mega senza problemi. Infatti questo va da 0 a 60 mega, anche se in realtà i radiomotori arrivano fino a 52, però la ricezione arriva fino a 57 circa. Questo non funziona così, quindi KX3 per esempio ha questo funzionamento, per cui viene preso il segnale e convertito subito in un segnale molto più basso, quindi qui entra, non so, 20 mega, vengono portati a una frequenza molto più bassa e viene inserito un convertitore analogico digitale. Che è come funziona questo? Il segnale in antenna entra direttamente sul convertitore analogico digitale, quindi il segnale è subito digitalizzato all'ingresso dell'antenna, quindi non viene più digitalizzato, diciamo, la bassa frequenza o la media frequenza, ma viene digitalizzato direttamente l'alta frequenza. Questo lui digitalizza da 0 a 60 mega in contemporanea tutta la banda, tutto lo spettro, quindi ho una ricezione contemporanea da 0 a 30 mega, scusate, 60 mega. Vantaggio di questo è che io posso avere molti ricevitori, perché io posso dire io voglio sentire solo una fetta di ogni banda che mi interessa. Questo è il grado di avere 14 ricevitori in contemporanea in questo momento. Maggiore difetto da un punto di vista è la parte elaborativa, perché 14 ricevitori fino adesso non ho ancora un PC che sia in grado di gestire più di 14, perché l'elaborazione non è fatta lato PC. Quindi questo da un punto di vista è la migliore cosa che possiamo ottenere, viene definita SDR di quarta generazione. Quindi la conversione da analogico a digitale viene fatta all'ingresso dell'antenna. Quello che vedete qua può essere solo un preamplificatore o
un adattatore per evitare che si danneggi il convertitore analogico digitale. La stessa cosa viene fatta anche in trasmissione. In trasmissione la mia voce viene sintetizzata dal DSP, viene creata automaticamente da un convertitore digitale analogico direttamente in frequenza base, per cui la frequenza è generata anche quella in maniera digitale e fa la versione, la direzione diversa. Quindi da digitale viene convertito in analogico ed esce quella frequenza. Questa radio, per esempio, ha una caratteristica. Avete mai visto gli amplificatori classe D che vedete sulle fiere, dove gli date consuma 15 watt e vi dà 15 watt, 14,8, quindi ha un'efficienza prossima al 100%. La stessa cosa si può fare qua. In questo momento stanno facendo, tra virgolette, esperimenti, però già questo è in grado di, in trasmissione, ricevere una parte del segnale trasmesso, beccarla sul ricevitore, vedere dove ci sono distorsioni e andare a distorgere in maniera opposta per correggere la distorsione e per far uscire un segnale molto più pulito. Questi sono i primi, tra virgolette, esperimenti, però nei prossimi anni praticamente il segnale in uscita verrà comunque ricevuto dall'apparato, che sarà in grado di correggere automaticamente eventuali distorsioni. O per abbassare le componenti che vengono generate durante le trasmissioni. Quello che vedete qui è una versione commerciale, quindi c'è stata un'azienda che ha commercializzato un prodotto che è open source, che nasce da HPSDR, che è High Performance SDR, che è questo. Usa, come abbiamo visto prima, un campionamento diretto, è un campionamento a 16 bit. Più bit ci sono e più la dinamica del ricevitore è migliore. Allora, dal mio punto di vista, io faccio contest, quindi faccio gare. Il maggiore problema di quando si fanno gare è che hai molti segnali vicini. Dal mio punto di vista, la migliore radio è quella che ha il miglior ricevitore, perché in trasmettitore più o meno funzionano tutti più o meno bene, però è una qualcosa che viene sentito meno, perché il trasmettitore è facile da fare tendenzialmente. Il ricevitore invece è molto più difficile da fare, specie con segnali molto potenti, molto vicini. Lì si vede la differenza tra una radio di 100 euro e una radio da 1000 euro, non tanto dal punto di vista monetario, nel senso che ci sono, questa costa molto meno di radio da 10.000 euro e va molto meglio di radio da 10.000 euro, 7.000 euro. Perché il vantaggio, per esempio, è nel filtro. Facciamo l'esempio del filtro a quarzi. Il filtro a quarzi ideale è quadrato, dove il segnale che è fuori da quel filtro è zero, quello dentro il filtro non è attenuato. Invece idealmente un filtro a quarzi non va giù perfettamente, ma non è lineare innanzitutto, e comunque non è perfetto, per cui a una certa distanza comunque passa qualcosa. Cosa che non ha questo è quadrato, perché è fatto via software, per cui se un segnale è dentro la parte di ricezione lo senti, se è fuori dalla parte di ricezione non lo senti. Ha un'alta dinamica, perché supera i 110 dB di dinamica. Contate che le radio maggiori normali, che non hanno SDR, arrivano 80-90 di dinamica. Se no bisogna andare a radio che costano, supera i 5.000 euro, allora riesci a ottenere qualcosa che è sopra i 100 dB. E ha 7 ricevitori contemporanei per ogni convertitore analogico digitale, questo ne ha 2, quindi tecnicamente sono 14 ricevitori in contemporanea. L'uscita è su scheda di rete. Diciamo che potrebbe essere vantaggioso, prossimamente, io posso avere una radio solo. Dicevo prima, facciamo le gare multioperatore singola radio. Io posso avere 5 persone che hanno 5 ricevitori in contemporanea, ognuno sul suo PC. La trasmissione dei dati qui è via Ethernet, quindi basta attaccare in rete. Ognuno ha il suo ricevitore e in trasmissione va solo uno alla volta, perché per il regolamento ne permette solo uno. E quindi io, con un apparato solo, riesco ad avere 6 ricevitori di qualità. E la trasmissione
con un singolo apparato, cosa impossibile in questo momento da qualsiasi apparato commerciale. Quello che vedete qui, che è l'ultimo punto, è la versione commerciale. Quindi dicevo che la scheda in realtà esce con 500 mW. C'è stata un'azienda che ha costruito un amplificatore per portare a 100 watt e ne ha costruito il case, la scatola, e l'ha messo in produzione, che è questo. Lo schema è questo che vediamo qui, purtroppo non si vede. Il segnale viene convertito dai due analogico digitali e entra dentro un FPGA dove fa il lavoro più sporco. L'FPGA viene poi riprogrammata a seconda delle funzioni nuove che vengono inseriti e il segnale viene sparato in Ethernet, per cui in Ethernet io vado a richiedere, voglio ascoltare i 14 mega e lui mi spara fuori i 384 kHz di larghezza di banda di quella fetta di frequenza che a me interessa sentire e io li ascolto. Io comunque la vedo tutta, sono anche in grado di vedere tecnicamente da 0 a 60 mega in contemporanea tutta la banda. In trasmissione succede il contrario, per cui il segnale viene convertito da digitale ad analogico, adesso lì esce 500 mW, qui hanno aggiunto un'altra scheda che è l'amplificatore che la porta a 20 watt e poi a 100 watt, quindi ho un amplificatore che va diciamo tra 0 e 100 watt in maniera continua. L'altra cosa interessante è che le connessioni dal punto di vista davanti sono molto poche rispetto a una radio, nel senso che se uno vede una radio vede manopole, lucette. In realtà, dopo, per chi è interessato può venire nello stand radioamatori, lo vedrà attaccato, quindi vedrà la radio, perché la radio la si vede nel monitor del PC, quindi i pulsanti sono lì. Per chi non vi piace molto il mouse e vuole, tra virgolette, usare la manopola per girare, per ascoltare, esiste un malato di mente che io lo uso a casa, che ha preso, avete mai visto le console DJ? Bene, ha preso quelle e l'ha inserita nel software, perché sembra open source e facile modificarle. Per cui ti prendi una console DJ e girando la manopola della sinistra varia Wi-Fi o A e girando la manopola e i pulsanti vanno a modificare come se fosse una radio vera. Io lo uso a casa e posso dire che funziona molto bene, per cui il secondo monitor che è la radio, sotto c'è la console, per cui io girando la console è come se usassi una radio dal punto di vista... Per cui anche, esatto, il vantaggio è che, siccome a tanti piace la manopolona grande, più grande della console di DJ non c'è niente come manopola, perché è gigantesca ed è bellissima da girare. Questa è la schedina. Aspetta. Ah, è l'Hermes questa. In sostanza, questo è l'FPGA, che è la parte più costosa, assieme al convertitore analogico digitale, che è qua in mezzo, che adesso non vedo, mi pare sia questo. In sostanza viene ricevuto, c'è un filtro, convertitore analogico digitale, e diventa la radio. Questa, che è un singolo convertitore, costa intorno agli $800. Avete una radio... che se prendete il Kenwood 990 che costa 7.000 euro non ha paragoni, nel senso che confrontando le due radio, in ricezione parlo sempre, non c'è paragone tra questa radio e quella. Questa con 800, dopo avete 500 mW, dovete voi, se volete aumentare la potenza. Dicevo prima, dinamica, il vantaggio è che il decomprimento diretto è una dinamica elevata. Non c'è nessuna introduzione di rumore, non avendo niente nel front-end, quindi non ci sono preamplificatori, non ci sono mixer, non c'è un'introduzione, ogni componente elettronico analogico che inserite introduce rumore. Questo elimina la parte di rumore, infatti come livello di rumore è il più basso, tra i più bassi. Io parlo di questo, ma in realtà vale per tutti gli SDR a campionamento diretto, sono tutti uguali più o meno. Non hanno un rumore introdotto dalla radio, per chi ascolta l'HF c'è già rumore atmosferico, c'è già rumore che di tutte le apparecchiature, specie chi vive in città tipo Maestre, che già hanno un casino di rumore. Se andiamo anche a introdurre noi rumore, perché mettiamo una serie di componenti, andiamo a specie perché fa un contest di 48 ore,
le orecchie gli saltano via. Invece così, se uno è abituato con questo e va su una radio di tipo normale, la prima cosa che nota è l'alto rumore che sente sottofondo. Io di là una radio normale e dopo 2 minuti mi dà fastidio perché sono abituato con questa. Purtroppo io sono nato, ho ripreso da poco e ho ripreso da poco usando sempre questo, quindi faccio fatica a tornare. È come quando hai la televisione, le prime televisioni a colori, che c'erano alcuni che venivano a colori e non me ne frega niente, poi gli dai una settimana a televisione a colori, ah no, si rompeva e tornava quella bianco e nero, non ho subito quella a colori perché il bianco e nero fa schifo, perché si era abituato a... Non è tanto quando passi, è quando torni indietro che ti accorgi molto della differenza. Rapporto prezzo-prestazioni è molto elevato. Domande? Male, gravissimo questa cosa. Ce n'è uno dopo, dalle due, esatto. Anzi, in realtà ce ne sono 3 in contemporanea tra oggi e domani, però. Come? Ora, un contest, ce ne sono 3. Uno è domani mattina. Ah, uno è domani mattina. Uno inizia, tutti gli altri 2 iniziano alle 2. Quello, ce n'è uno in fonia, quindi è a voce. L'altro invece è in RTT greca, cioè la vecchia telescrivente via radio. Tecnicamente devi fare più collegamenti possibili, e in questo caso è rumeno, quindi devi fare più collegamenti possibili. Se colleghi un rumeno fai più punti, se colleghi gli altri fai meno punti, e devi fare più collegamenti possibili su più frequenze possibili. La stessa persona la puoi collegare su più frequenze, su più bande, anzi, per essere per esattezza, perché i radioamatori hanno più bande, e la somma totale dei collegamenti moltiplicato il moltiplicatore, che può essere qualsiasi cosa, dà il punteggio finale, somma per il vincitore. Ci sono dei malati di mente che fanno, per darvi l'idea, 48 ore le stazioni multi fanno 6.000 collegamenti, 6.600 collegamenti, vuol dire 200-300 collegamenti ora. Voi direte, beh, insomma, provate a stare in radio in fonia e a fare un collegamento, farne se tecnicamente un collegamento al minuto è già tanto, vuol dire 60 collegamenti l'ora. Provate a farne 180, vuol dire che in un minuto dovete collegare molte persone. Attenzione che c'è uno scambio di dati per confermare, quindi c'è un numero che viene passato e quindi c'è sempre un parametro che viene passato che deve essere scritto sul file di log, poi vengono fatto l'incrocio e viene fuori il risultato finale, vengono tolti gli errori, percentuali di errori, eccetera. Quindi diciamo che poi tu puoi fare un'ora di contest delle 48, non ce ne frega, non è che sei obbligato a fare le 48, tu fai quello che vuoi, partecipi per fare di collegamento alla stazione. Di solito ci sono alcuni contest, sono internazionali e molto sentiti, dove praticamente tutto il mondo fa la gara. Su quelli lì puoi fare la stazione strana che non hai mai fatto, non so, l'Australia. Ieri qui si arrivava la Nuova Zelanda, pomeriggio arriva la Nuova Zelanda, l'Australia, che tecnicamente stiamo parlando di collegamenti a 12.000 km da qua, 18.000 km, quindi che non succede spesso. Nei contest tendono ad ascoltare, siccome devono fare più collegamenti sono meno sordi di quando invece fanno un collegamento normale, dove magari se sento la stazione piccola ma comunque ce n'è una più forte tendono a dare precedenza a quella forte, perché tanto invece se l'Italia non hanno mai collegato, se è un moltiplicatore, anche se ti sentono appena appena, fanno di tutto per ascoltarti, quindi è più facile fare collegamenti. A me diverte, se può sembrare un po', però a me piace. Per chi interessa, comunque, chi vuole una dimostrazione, vedere come funziona l'SDR, sono a disposizione, per cui si può vedere la larghezza di banda, giocare su queste cose qua, sono a disposizione sull'AMVIL che vedete su. Ci sono domande? No, non ho portato la console DJ perché ho troppa roba, se no la potevo portare indietro. Però la console, la DJ... Hercules DJ è qualcosa del genere. Però è figo giocare. Sì. No.
No, attenzione che adesso in questo momento non fa la ricezione multipla. Ricezione multipla ce l'hai, stesso server, non puoi collegarti da più macchine. Stanno implementando un server dove tutto il flusso va lì e ognuno può prendere il suo ricevitore. Questo qui ha due convertitori analogico digitale su due antenne diverse, quindi tecnicamente se metti le due antenne filtrate appositamente tu puoi trasmettere e ricevere in contemporanea. Nei contest la ricezione è contemporanea, quando hai cinque ricevitori, quando uno trasmette gli altri continuano comunque a ricevere perché vanno in cerca, e se no sarebbe esatto, i runner comunque ascoltano. Altre domande? Comunque in futuro sarà così, quindi uno potrà mettere un apparato, attaccarsi in rete, tecnicamente anche da casa, e fare i conti da casa con l'apparato che è da un'altra parte. Sì. Quello non mi piace molto, perché se è molti è bello avere tutti... No, sì, l'antenna e l'apparato devono stare sullo stesso posto, non le persone. Sei in regola. Sono le antenne che devono stare, l'apparato e l'antenna devono essere fisicamente collegate in un raggio di 500 metri, che poi variano perché alcuni hanno 200, altri hanno 500, altri 1000. Però l'apparato effettivamente è collegato, è come se tu prolungassi esclusivamente il microfono e il pedale PTT e la cuffia. Quello puoi averlo anche a 300 km di distanza, non cambia. Ci sono contest che lavorano così, che hanno la stazione su per la montagna, bellissima. Anzi, ce n'è uno che affitta la stazione. Puoi pagare e da casa tu usi la stazione e paghi a ore. Altre domande? Grazie.